Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino abbigliamento sono partiti i saldi, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Buonasera, benvenuti all'appuntamento quotidiano col nostro 60 News, ben ritrovati in diretta dai nostri studi televisivi, anche in diretta streaming www.telemia.it. Ecco, vi presento quindi subito gli ospiti, non abbiamo tantissimo tempo a disposizione che questa sera mi sono venuti a trovare, tra l'altro leggiamo già il titolo che appare in sovraimpressione, autunno caldo della politica soveratese, quindi avete già capito, abbiamo qui per quanto riguarda la maggioranza il numero 2 dell'esecutivo a Lecci, Pietro Mattacera, buonasera vice sindaco. Buonasera. E per quanto riguarda in rappresentanza della minoranza abbiamo il consigliere del gruppo PD Oltre, Francesco Severino, nonché segretario cittadino del Partito Democratico. Buonasera anche a lei Severino. Buonasera. Ecco, dicevamo autunno caldo della politica soveratese perché in realtà dopo un'estate comunque non molto tranquilla si dovrà affrontare un'altra stagione abbastanza calda da tutti i punti di vista, perché comunque le problematiche, gli argomenti sul tappeto sono davvero tantissimi e ricordiamo che il tutto poi è accomunato dalla situazione economica finanziaria dell'ente che attende appunto la risposta da parte della Corte dei Conti. Però mi vorrei soffermare un po' sui toni che ultimamente non sono stati proprio pacifici, tutt'altro, sono stati anche abbastanza esasperati, aggiungerei io, e io qua proprio due protagonisti, Francesco Severino, che insomma anche riferendoci all'ultimo Consiglio Comunale, adesso ne parleremo, ci sono state delle situazioni abbastanza particolari e ha lasciato l'aula, come è stato ben documentato nei servizi giornalistici, anche ha dovuto abbandonare l'aula eccetera eccetera per i toni forse non tanto pacifici, e abbiamo Pietro Mattacera che proprio non più tardi di due giorni fa, in occasione della presentazione della notte dell'Ippocampo, ha proprio invitato alla conciliazione, ha lanciato proprio questo messaggio. Allora partiamo da lei Mattacera, perché c'è bisogno allora di conciliazione a questo punto. Sì, più che di conciliazione c'è bisogno di mettere in campo le energie positive che tutta la città ha, e mi riferisco sia agli uomini della minoranza che a tutta la popolazione, la cittadinanza, a stringerci intorno insieme a questa maggioranza, a questo esecutivo, per portare avanti quel che sono gli aspetti positivi della città di Soverato. La notte dell'Ippocampo è la notte di tutti, non è la notte della maggioranza. Questa maggioranza a Lecci pianta il primo seme in un terreno abbastanza fertile. Il mio invito era alla minoranza di non creare ostruzionismo e a tutti gli operatori commerciali, anche perché il commercio è il settore che mi appartiene da un punto di vista politico, è un invito a scendere in campo e a stare vicino a quelle che sono le problematiche della città. Soverato è di tutti, non è della maggioranza, e il mio invito era agli uomini della minoranza di evitare le bagarre, di evitare le querelle, di evitare quegli argomenti che non sono propositivi, e quindi qui con l'amico Severino penso che stasera sicuramente ci sarà modo di dialogare in maniera pacifica e serena. Assolutamente sì, già il fatto che l'abbia chiamato amico Severino vuol dire che proprio c'è questo scontro a livello politico, poi sul piano personale sicuramente non ci sono problemi. Ha parlato di querelle e di querele, anche perché ovviamente si parla anche di querele. Sì, la cosa che è dispiaciuta a tutta la maggioranza, come penso anche a gran parte dei cittadini di Soverato, è leggere o sentire delle cose non vere. Queste piccolezze toccano magari nell'animo le famiglie, le persone, prima ancora degli uomini, prima ancora del politico. Alcune affermazioni fatte di alcuni consiglieri di minoranza non sono state
diciamo, ben accette semplicemente perché false, non veritiere. E miravano ad intaccare ciò che è l'onorabilità di una persona, e dietro quella persona ovviamente ricordo ci sono tante altre piccole cose, ci sono gli elettori e poi ancora le famiglie. È stato doveroso da parte di alcuni componenti dell'esecutivo, che sono Vacca e Fazzari nello specifico, soffermarsi sugli aspetti legali, e sono evidenti. Quindi loro sicuramente agiranno a livello legale per far sì che un domani i loro figli, i loro parenti, quando scriveranno sul web i loro nomi, non vedranno le sciocchezze o degli attacchi, che da politico poi diventa personale, giusto così, per fare chiarezza. Ecco, niente di più. Ecco Severino, io prima mi riferivo al Consiglio Comunale del 30 settembre, quindi di circa una settimana fa, dove in realtà poi a un certo punto il Presidente del Consiglio ha addirittura dovuto interrompere la seduta perché c'erano i toni troppo alti, ma ad un certo punto poi lei abbandona l'aula perché ogni qualvolta prendeva la parola c'era, come è stato definito, un tifo da stadio. Ecco, c'è questa situazione, davvero una situazione incresciosa, perché i problemi della città sono davvero tanti, bisogna far fronte comune, probabilmente anche con la dialettica accesa e con la passione che deve contraddistinguere la politica di chi, degli uomini che fanno politica e che vivono proprio con passione perché amano la propria città. Però poi dall'altra parte si riscontrano sempre queste situazioni, come dicevamo appunto, incresciose. Lei cosa ne pensa? Guarda, intanto prima di andare avanti mi corre l'obbligo di ringraziare Rosa per l'invito di questa sera, di salutare tutti il gruppo di Telemia, che è sempre presente e attivo sulla città di Soverato e non solo. Poi salutare tutti i cittadini che in questo momento mi stanno sentendo, e un saluto caloroso all'amico Pietro Matacera, che è sempre, con suo sorriso buca sempre lo schermo, a diverso di tanti altri sorrisi che nel sorriso già intravede l'inganno, è un sorriso sincero. Detto questo, voglio andare subito al cuore del problema. Si parlava di querele, praticamente ci sono stati Fazzari e Vacca, che sono stati loro che hanno querelato il sottoscritto, e io non capisco il motivo. Io con l'assessore Fazzari non ho mai avuto niente a che spartire, anzi addirittura non è capitata mai l'occasione di poter dibattere e discutere su un problema di Soverato o su un problema nazionale o su un problema provinciale o su altre cose. Io l'ho incontrata solo una volta all'assessore Fazzari, che tramite un suo parente ha voluto incontrarmi nella libreria incontro perché voleva la testa di Aleci nel momento in cui si formavano le liste per il 31 di maggio. Dopodiché ha fatto quella frase, dice: fra 5 anni non rimangono neanche i quadri al muro. Sì, voglio dire, in politica queste cose si dicono, ma è stata una battuta che mi sono ispirato a una cosa che 3 o 4 anni fa mi diceva Marco Minniti, che era vice ministro agli interni, una volta a Roma, dice: ieri sono stato a Reggio Calabria a fare un'iniziativa nel comune quando governava Scopellite, e vedevo delle persone che toglievano questi quadri al muro, no? Allora alla fine, incuriosito, mi sono chiesto come mai. Dice: perché il comune è pieno di debiti e hanno pignorato anche i quadri che erano al muro. Cioè, mi sono, poi ognuno la può interpretare come, ma per me è stata questa la cosa. Niente né accusare né Vacca e né Vacca, sì, e nella Fazzari. Però siccome non abbiamo presente né l'assessore Vacca né l'assessore Fazzari, però ritornare al consiglio, all'ultimo consiglio comunale, in cui lei a un certo punto abbandona l'aula. Io abbandono l'aula perché, intanto, partiamo da quando è iniziato il consiglio, va bene? Quando è iniziato il consiglio, io mi sono, all'inizio, quando ho preso la parola, dico io, non è mai successo nella mia vita che i cittadini che si trovano dentro il consiglio comunale, se non c'è un consiglio comunale aperto, voluto dall'amministrazione, ridono, fanno chiasso, interrompono, e questo è quello che è avvenuto. Posso dire tutte le stupidaggini di questo mondo,
nel Consiglio Comunale. Posso dire delle cose che loro non mi condividono, però uno deve stare composto, voglio dire, nel consiglio, sentire e poi all'esterno, nelle strade, nelle benzine, nei bar, dice Severino sta dicendo delle stronzate. Forse va abbandonare bene? Anche l'aula non è no, un no, l'aula, l'aula, quando io ho abbandonato l'aula, intanto l'ho abbandonato perché non è possibile che il sindaco di Soverato parla sempre a slogan e a messaggi e poi mi interrompono a non dire quello che penso. Lui stava dicendo delle cose che sulla navetta, mi pare che era l'argomento, sì, sì. Sulla navetta, dice, ho interpellato tutte le ditte che erano alla provincia. Intanto voglio dire, chi ha la competenza quando tu interpelli le ditte, autolinee che hanno questa attività per la capacità professionale, per poter svolgere questo servizio, il direttore di esercizio, non ce l'ha la provincia, va bene? Che ce l'ha la motorizzazione. Perciò ha già sbagliato ad andare all'ente. E stavo dicendo queste cose. Poi stavo dicendo, hai detto che stai chiuso una trattativa con uno a 700 euro. Bello, no? Dico, allora ne porto anche uno di 500. Ma non è questo che gli stavo spiegando, che la pubblica uno nella pubblica amministrazione può fare, trattare a livello personale. Tu fai un bando di evidenza pubblica, ognuno fa la domanda. Ognuno fa la domanda, l'istanza, e dice, beh, in busta chiusa, un'offerta in busta chiusa, e dice, Rosso Giuseppe, che ha tutti i requisiti di legge per poter svolgere questo servizio, in busta mette 500 euro, un altro ne mette 700. E poi, siccome poi io sono pure del mestiere e non mi fido di quello che dice, no, non è che voglio fare una polemica, ma è così, ho fatto pure delle telefonate a chi ha questo attestato, se è stato davvero chiamato dal comune. Addirittura, non lo so, evidentemente non l'hanno raggiunto, non avevano i numeri, ma nel Basso Ionio, che ce ne sono parecchi, non è stato avvisato quasi nessuno. Ecco. Allora, di fronte a questo, ti lascio la parola. Non ci sono problemi, stiamo ragionando, adesso non c'è. E vorrei affrontare adesso, anche un altro argomento che è stato oggetto anche di polemica. Non c'è il pubblico che mi interrompe, però perciò possiamo parlare spassionatamente. Posso dire cose inesatte, cose esatte, ma posso parlare. Questo è il senso. Ecco, posso parlare. Anche durante... Voleva terminare il concetto? Posso parlare. E allora dico io questo. Dopodiché il Presidente del Consiglio, voglio dire, non è la prima volta, cioè, invece di dire al pubblico state tranquilli, non potete parlare perché il Consiglio Comunale non è aperto, a Severino dici, Severino mi raccomando, sì, evidentemente ho pure esagerato, io non ho... Quindi lei ammette comunque che c'è stata un'esasperazione. Ho capito, ma quando ci sono le anime che vengono esasperate, poi ognuno reagisce a modo suo, io magari sono un tipo meno calmo di Pietro e reagisco in un modo, lui, però poi alla fine per me la partita è chiusa. Cioè, per me la partita è chiusa, vado avanti, guardo avanti per il bene della città. Ok, e proprio, non so se vuole adesso lei. Sì, sarò laconico, questo. Proprio due ecco. Cose. Primo va la mia vicinanza sia a Sara Fazzi che a Daniele Vacca, che non sono presenti, e anche il Presidente del Consiglio, che è stato anche lui soggetto ad attacchi inopportuni, secondo me non veritieri. Anche da un punto di vista giuridico parlo, quindi con notifiche e depositi, confusione con notifiche e deposito. Inoltre volevo dire che posso garantire che sia il sindaco che il segretario comunale, la dottoressa Caprella, hanno chiamato il dirigente regionale e il dirigente provinciale, il quale aveva l'elenco di tutte le persone che dalla provincia di Catanzaro avevano questo attestato. Quindi non è stata una trattazione privata tra il sindaco e quest'altra persona, ma c'era un organo che ha valenza pubblica, è un pubblico ufficiale il segretario comunale, non è un impiegato comune, anzi forse il maggiore soggetto che all'interno del comune potrebbe, faccio un esempio, fare atti che fa anche il notaio, alcuni ad esempio. Quindi è un pubblico ufficiale, non è una trattazione privata. Considerato anche che c'era poco tempo per poter ottenere questo tipo di certificato, visto e considerato che le scuole partivano a breve, noi ricordiamo che siamo entrati a giugno, sì. Abbiamo avuto l'estate alle porte e subito anche il problema delle scuole e della navetta.
con un budget risicato, quindi non potevamo perdere tempo con un bando di evidenza pubblica, apertura buste, eccetera. Quindi abbiamo cercato di fare quello che penso un buon padre di famiglia avrebbe fatto, sbrigare il più veloce possibile una situazione che magari doveva essere risolta in pochissimo tempo. Inoltre, ripeto, col il Presidente del Consiglio, durante il Consiglio Comunale, Francesco Matozzi è una persona molto educata, una persona rispettosa e non ce l'ha di certo con Ciccio Severino o con i componenti della minoranza. Sicuramente abbiamo alzato i toni, tutti quanti, io compreso, certo. Perché quando poi si esasperano i toni, però nessuno di noi ha abbandonato l'Aula. Non lo facciamo semplicemente perché i cittadini ci hanno dato un mandato e vogliamo rispettare quel mandato all'interno di quell'Aula. Ricordo che anziché proporre durante il Consiglio Comunale, le proposte potrebbero avvenire anche prima del Consiglio Comunale, perché la minoranza molto spesso viene in Consiglio e dice: ah, ma se me l'avessi detto io avrei potuto fare altro. Faccio un altro esempio, il bilancio, i conti che non tornano, eccetera. Nessuno di loro ha presentato emendamenti. Quando noi abbiamo approvato il bilancio di previsione, non è stato presentato da nessuno un emendamento che potesse dire: ok, secondo noi è sbagliato fare così, dobbiamo fare in quest'altro modo. Non l'hanno mai fatto. Cioè, quello che noi contestiamo è il loro modo di agire, che a nostro avviso, politicamente parlando, è sbagliato, perché non è propositivo. È un modo di agire che è fatto di slogan sui giornali, perché molto spesso sui giornali e anche sul web notiamo che oggi esce il consigliere Severino con delle dichiarazioni, per carità, sacrosante, personali, poi esce il capogruppo di cui fa parte il consigliere Severino, poi esce ancora l'altro consigliere di minoranza e tutti e tre dicono la stessa cosa. Cioè, questo attacco mediatico sugli stessi argomenti, che tra l'altro io reputo futili, perché non sono, ripeto, propositivi, sono gli argomenti inerenti a una notifica fatta il giorno prima o il giorno dopo, oppure un deposito fatto 20 giorni piuttosto che 21. Però in realtà, di concreto, quando abbiamo discusso del bilancio di previsione, perché non sono venuti in aula? Perché non hanno detto la loro? Perché prima non hanno proposto degli emendamenti? È loro diritto farlo. Quindi noi, io personalmente li invito ad essere più propositivi per il bene della città. Ecco, diceva Severino, il consigliere Severino diceva appunto: io poi guardo oltre per il bene della città, così certo. Come ovviamente un concetto condiviso da tutti, anche da lei. Per il bene della città, adesso vorrei affrontare con voi, per quel tempo che abbiamo a disposizione, il progetto Waterfront. Ma che anche qui... Una replica, me la permetti? E poi deve controreplicare il vice sindaco. Un minuto. Ma neanche, 20 secondi. La taglierò. Allora, quello che dice Pietro, sicuramente è vero che il segretario comunale, il dirigente, avrà chiamato la provincia, però la provincia non ha titoli a fare queste cose. La provincia fa solo gli esami di capacità professionale, di capacità che prima, qualche anno fa, lo faceva il Ministero dei Trasporti, e lo fa la provincia sotto la sorveglianza del Ministero dei Trasporti. Bene? Allora, lì uno, quando è promosso, ha la capacità professionale, è come un geometra che prende il diploma, però deve fare gli esami di Stato per poter firmare i progetti. Va bene? Allora, perciò l'elenco della provincia può avere l'elenco di chi ha il titolo, no? Ma non di chi può fare il servizio. Ma avremmo fatto qualche telefonata bene, in più, cioè bene, voglio dire elenco, sì, io certo, quello che dico, magari dire, 20 persone hanno superato l'esame, dire, di quei 20, 10 sono abilitati, cosa, noi avremmo fatto io, 20 telefonate io, piuttosto che se, 10. Cioè. Se io non volevo fare gli emendamenti, ma non sono stato messo nelle condizioni, così non sono state messe nelle condizioni i cittadini a mettere emendamenti sul piano delle opere pubbliche, perché tu lo devi pubblicare 60 giorni prima, se l'hanno pubblicato il 31 luglio, perché il piano delle opere pubbliche che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un piano triennale dove un cittadino dice: tu hai detto che vuoi fare quella strada, quella piazza, a me non mi va bene, allora ti scrivo che invece di questo devi fare altre cose. È stato messo nelle condizioni un libero cittadino a fare questo? No, sì. Perché il piano delle opere pubbliche è stato approvato il 31 luglio. Il 31 luglio. Sì, però l'abbiamo fatto 57, così come allora, io. Anziché 60, 57, ma tutto questo trova una valenza giuridica. Sì,
trova una valenza giuridica anziché 60 57. Perché? Perché il, sì, se è così, 57 giorni anziché 60. Ma il... perché trova una rilevanza prettamente politica e giuridica anche? Semplicemente perché le casse del comune non avrebbero speso oltre il necessario, cioè quel piano di previsione prevede praticamente le cose basilari, cioè il pagamento del... Purtroppo il comune isoverato eredita una situazione economica non facile, quindi noi nel piano di previsione non abbiamo fatto altro che prevedere delle uscite sicure, minime, cioè la luce per le scuole, i riscaldamenti, non abbiamo per i comuni, per le strade, per le opere, cioè per i beni di prima necessità, per l'acqua, per nient'altro, non ci sono opere straordinarie. Tutto ciò che noi oggi abbiamo la fortuna di vedere per le strade di Soverato, tutti i progetti che stiamo cercando di portare a termine, sono tutte opere finanziate con finanziamenti europei. E quindi alla fine non ha niente, cioè il comune isoverato in buona sostanza non spende nulla. Faccio anche altri esempi, le strade, i giardini magari vengono ripuliti, cioè vengono ripuliti con pagamenti extra che non arrivano sicuramente dal comune isoverato, ma dalla regione o direttamente dall'Unione Europea. Il nostro obiettivo è proprio questo, cioè creare un rapporto, non dico esaustivo, però giornaliero, sia con la regione e sia con l'Unione Europea. Il mese prossimo, ad esempio, abbiamo già in progetto un viaggio, ovviamente pagato da noi stessi e non dal comune, lì è direttamente a Bruxelles, perché abbiamo un incontro con una società importante che ha sede lì a Bruxelles, che lavora direttamente tra comuni e Bruxelles, e bypassiamo la regione per evitare i cavilli burocratici che magari ci potrebbero interrompere, e quindi cerchiamo di lavorare sia con la regione che direttamente solo come comuni, per far fronte alle necessità ovviamente extra, perché per i beni di prima necessità per fortuna riusciamo a coprire. Riqualificazione fronte mare, vorrei passare all'altro argomento perché ripeto non abbiamo tanto tempo a disposizione, anche se io poi questo specifico argomento vorrò approfondirlo con l'assessore Daniele Vacca, l'assessore ai lavori pubblici, che in realtà era stato invitato questa sera però per impegni sì, di lavoro presi precedentemente. Una riunione in regione poteva, appunto sì, anche con il settore non poteva pubblico. Essere qui presente per l'orario stabilito, comunque abbiamo un valido quando viene l'assessore Vecchio maggioranza. Mi vorrei invitare io sì, vorrebbe, si vuole autoinvitare proprio nel prossimo appuntamento sarà, anche sarà perché sarà il salotto dove li vedremo stringere anche mano. Perché se avessimo avuto qui ripeto cosa, abbiamo un valido esponente della maggioranza in sostituzione, ma se avessimo avuto qui stasera l'assessore Vacca con il consigliere Severino probabilmente ci sarebbero state quelle scintille che a livello mediatico in realtà poi ci sono state, c'è non stato c'è uno scambio, non c'è il pubblico che mi interrompe, perciò c'è stato uno scambio di comunicazioni sulla stampa, perché comunque c'erano delle visioni ovviamente differenti. Ma ripeto, di sostituirlo, mettiamola così, è orgoglioso di sostituirlo, è come se facessi la panchina a Platini, mettiamola così. Va bene. A livello calcistico, però scherzi a parte, ora voglio dire il pubblico presente, io voglio anche consentimelo. L'atteggiamento di Severino. Non mi fate parlare del waterfront. No, giusto così. L'atteggiamento di Severino a volte è propositivo, nel senso che è come se ti invitasse a rispondergli, perché lui quando parla in consiglio comunale si rivolge spesso al pubblico, perché ha quel modo di fare, tra virgolette, folcloristico, va, che ci caratterizza noi calabresi. E quindi è come se ti invitasse a dire ok, allora posso partecipare anche io. E magari è per questo che il pubblico ha alzato anche un po' la voce, va però bene. Voglio dire, non è stato, ma i cittadini di Soverato sono composti e ordinati sicuramente. Va bene, parliamo della riqualificazione del fronte mare, perché perché ci tengo a parlare di questo argomento. È un argomento che sta a cuore, ovviamente deve stare a cuore a tutta la cittadinanza, perché il progetto Waterfront, quindi finanziato dalla regione con quasi 3 milioni di euro, 6 miliardi delle vecchie lire di fondi europei, insomma potrebbe cambiare davvero i connotati di questa città, cioè potrebbe davvero ridarle quello slancio, quello smalto che attende da tempo, una città che è in sofferenza da diverso tempo. Allora i lavori, comunque è stata aggiudicata una ditta della
provincia di Cosenza di Rende per l'esattezza si è aggiudicata la gara di appalto, quindi presumiamo che a breve inizieranno i lavori, anche perché ci sono dei termini strettissimi che bisogna rispettare, pena probabilmente la proroga del finanziamento. E dicevamo che 3 milioni di euro è un finanziamento cospicuo che potrebbe davvero ridare slancio, quindi non bisogna sbagliare questa volta, perché non si sa se avremo mai più un finanziamento di questa entità. Consigliere Severino, Daniele Vacca, c'è stato questo scambio perché visioni differenti, ma allora intanto vorrei sapere da entrambi, appunto, la commissione che ha valutato poi il progetto. Ricordiamo 11 progetti presentati, ovviamente ha vinto il progetto della ditta rendese, e se ha valutato poi, ha tenuto conto di un indirizzo politico, sono state dettate delle linee guida. Cioè perché sappiamo comunque sono stati presentati un progetto in particolare che abbiamo visionato anche sul web, tra l'altro corredato anche di materiale fotografico, una commissione che al cui interno non aveva persone ovviamente del luogo, quindi non conosceva le esigenze della città. E quindi vorrei sapere, in questo caso ecco, da Pietro Matacera, se con quali criteri ha valutato poi un progetto piuttosto che un altro. Sono stati comunque date delle linee guida, è stato seguito un indirizzo politico in questo senso, oppure ha vinto con quali criteri? Lo so che lei non è magari è un esponente della maggioranza, quindi dobbiamo anche fare chiarezza nei confronti dei cittadini. Allora, si parte dal presupposto che la commissione era composta da due persone illustri, di fama internazionale, non solo nazionale, internazionale, due professori che basta scrivere il loro nome sul web e si capisce di chi stiamo parlando. Anzi, è stato penso che per la città di Soverato è stato un onore e un pregio averli avuti qui da noi. Il fatto anche che siano le ditte del posto si siano qualificate alle ultime posizioni in classifica. Tra l'altro c'è stato anche un attacco da parte del consigliere Severino, sostenendo che si dispiaceva che le ditte del posto erano arrivate ultime, come se essere del posto significasse avere dei punti o dei privilegi rispetto agli altri. È ovvio che abbiamo lasciato la commissione lavorare al progetto. C'è stato un indirizzo politico che non è stato il nostro, è stato quello del all'epoca erano state date quello del progetto preliminare, intende? Sì, è stato dato una linea guida che doveva far sì che il progetto, che nasce praticamente da Lido, per intenderci, da Lido il Pirata fino alla Villa Comunale, andando anche oltre, fosse di carattere omogeneo e unitario. C'è stato fatto un attacco da parte della minoranza, senza neanche vedere il progetto o fare un accesso agli atti per vedere che tipo di progetto ha vinto e la differenza che c'era tra il progetto vincente e tutti gli altri. Comunque domani pomeriggio, quindi invito tutti i cittadini a venire alle 17 presso la sala consigliare, ci sarà la visione aperta a tutti i cittadini, così tutti potranno vedere. Quindi verranno esposti tutti i progetti? Sì, comunque, compresa la minoranza, quindi invito anche il consigliere Severino a venire. Quindi domani il tema dell'incontro si baserà anche su questo. Per quanto riguarda poi la ditta vincitrice, io onestamente ne conosco lo studio, l'ho notato né io né gli altri componenti della maggioranza. Abbiamo visto sul web lo studio che ha vinto, è uno studio di carattere anche abbastanza rilevante e serio, di architettura seria, e la persona che è stata attaccata sui giornali, che è l'architetto Apicella, tra l'altro, come tutti ben sanno i cittadini, non era neanche vicino alla maggioranza, cioè all'attuale amministrazione in carica, perché durante la campagna elettorale è stato un sostenitore della lista, diciamo, non sicuramente della lista Cambiamenti, molto vicino a delle persone che hanno votato PD oltre. Quindi alla fine è stato anche come dire, un segno evidente che siamo stati disinteressati in maniera completa alla vicenda. Una nota la voglio spendere anche a fare la mia vicinanza all'architetto Pagnotta, che è una persona, un professionista molto serio, capace, e che non ha mai avuto un incarico da un punto di vista politico, a differenza di tanti altri professionisti e tanti altri parenti dei vecchi politici.
E dico che se fossi stato io, cioè quando ho saputo della sua rinuncia, un po' sono rimasto deluso, dispiaciuto, perché non avrebbe dovuto farlo. La sua figura era essenziale di supporto a Roop, perché come ha ben detto lei all'inizio, purtroppo i tempi sono risicati. Abbiamo bisogno di persone che siano di supporto anche al dirigente del settore per capire in quale ufficio andare, regione e con chi parlare, quindi l'iter burocratico da seguire. Pagnotta, che aveva già, l'architetto Pagnotta che aveva già, si era già giudicato il waterfront, praticamente lo stesso waterfront nostro a Davoli, Marina sapeva già dove andare. E quindi la sua figura nasce proprio per questo, perché era capace di sapere in tempi brevi l'indirizzo e l'iter procedurale da seguire. Ecco, io premetto, prima di dare la parola, di passare la parola al consigliere Severino, premetto che io approfondirò questo argomento con l'assessore Daniele Vacca nei prossimi giorni. Mi auguro concorderemo un incontro in cui lui deciderà appunto di esserci, e vorrò approfondire proprio questa tematica anche con delle foto. Avrei voluto prendere spunto anche dagli scritti di Maurizio Paparazzo, quelli che abbiamo letto su Soverato Web nei giorni scorsi, mostrarvi le fotografie che, relative a quel progetto che era stato presentato e studiato da figure professionali che vivono e che conoscono la città di Soverato. Ma di sicuro sono delle persone, dei professionisti seri, e nessuno mette in dubbio la loro professionalità, ma magari non seguivano i criteri che il progetto vincente invece aveva: l'omogeneità, la differenza tra il lungomare attuale e la villa comunale, per dire. Con il progetto nuovo vincente non si crea più quel distacco tra il lungomare e la villa comunale. Questo grande teatro, anfiteatro che tutti quanti parlano e dicono supererà di 3 metri l'attuale, è tutto falso, non è veritiero. Quindi una volta vinto il progetto, sono entrato a vedere, cioè dopo qualche giorno praticamente, ho visto gli schizzi, ho visto tutti gli altri progetti e sono felice che abbia vinto questa ditta, questo studio, perché era il più bel progetto e secondo me cambierà le sorti di Soverato da un punto di vista turistico di sicuro e ambientale. Però sarebbe bello anche sapere se ci saranno delle ricadute a livello occupazionale, perché questo poi che si diceva anche nel progetto appunto che poi che è stato scartato, quello appunto di cui abbiamo visione, perché abbiamo visione soltanto di quello. Guardi, io ricordo che una delle componenti, la professoressa della commissione, ha sottolineato che i progetti erano tutti a un livello medio-alto. Quindi ha significato che tutti i progetti erano validi e buoni, però ovviamente uno deve vincere e ha vinto. Poi approfondiremo comunque in un'altra puntata. Volevo sentire allora il consigliere Severino sul progetto Waterfront. Ne ha spese anche lei nei comunicati di parole, di inchiostro, ne ha versato. Guarda, parecchio. Intanto voglio dire che sulla battuta che diceva Pietro, che io ho detto più volte, che a me non piaceva se vinceva qualcuno di Soverato, però non è che era è detto che non c'erano le condizioni di legge poteva vincere, ma anche a me, anche se dalle ultime cose che ho visto, io penso che ci sono progetti proprio di quelle di Soverato superiore a quello che hanno vinto, ma siccome la commissione è insindacabile nessuno può dire niente. Ma io non mi appassiona il fatto. Intanto domani io ho già impegni precedentemente, se no ero là presente, perché da oggi a domani ci sarà modo, magari. Ci sarà modo, non c'è problema. A me non mi appassiona il fatto del waterfront, se va bene, se va male, la polemica, non la polemica. Io dico solo una cosa, che 2.700.000 a Soverato arrivano una volta ogni tanto. Non arriveranno più. Non arriveranno più. Ed è sbagliato che il sindaco Lecce in solitudine l'anno scorso nel mese di agosto ha deciso il preliminare, e mi spiego, e i cittadini che lo hanno votato e che non lo hanno votato devono dire come la pensano. Allora l'anno scorso questo progetto è stato approvato non da Riccio, che non lo condivide, perché l'altro giorno ho scoperto che non lo condivide, ed era l'assessore al ramo, no? Dal Lavono, che non era nella giunta, bene, e poi tutti, la stragrande maggioranza di quelli che sono adesso alla maggioranza, l'anno scorso erano nella minoranza. Vuol dire che a Lecce questo progetto
non l'ha condiviso con nessuno. Allora ci riempiamo la bocca e parliamo, dobbiamo parlare con i cittadini, dobbiamo parlare con i cittadini, dobbiamo parlare con i cittadini, dobbiamo parlare con i cittadini. Ma lui con chi ha parlato prima di approvare questo preliminare? Con chi ha parlato? Ha parlato con se stesso. Questo è il punto che non mi va, e il punto politico, che poi questo progetto che ha vinto, secondo me, non va bene. Non va bene. Certo, perché non va bene? Perché io penso che bisogna riqualificare di quello che c'è. L'esistente è la prima Quindi cosa. Non creare, se tu ti magari... fai una passeggiata sul lungomare, vedi che ogni tanto non passano giorni che non deve aiutare qualche anziano che cade per terra perché ciampa sulle mattonelle, punto. Poi ti fai una passeggiata sul lungomare dal Lido vicino alle suore, come da... non ho idea in questo momento. Marinella, dalla Marinella fino al Miramare, quando è notte non puoi camminare perché è buio. Quindi è buio. Sostanzialmente le dice. Allora, però non mi interrompere perché non creare ulteriore cementificazione. Allora, dopodiché questa qua è una cementificazione. Chi stai occupando? Noi praticamente ci priviamo di una piazza, Amerigo Vespucci, dove quando si facevano i concerti c'erano 8.000, 7.000 persone. Cioè, se io faccio un'opera, faccio un campo sportivo perché devo andare a giocare a pallone, quest'opera come è funzionale? A che cosa è funzionale? Io ho visto sul web, io penso che è più funzionale questo che parlava Paparazzo oggi, intanto per l'occupazione, intanto perché, voglio dire, c'è meno impatto ambientale. Non sono 3 metri, ma 1,70 m c'è, se non più. Allora, quando ti fai una passeggiata e cammini, dove guardi? Guardi le gradinate col cemento, va bene? Detto questo, cioè, Vacca sì, domani fanno vedere i progetti, però il punto è che la procedura è molto indietro rispetto a quando viene consegnata l'opera alla ditta che ha vinto, perché devono passare 35 giorni dal momento in cui requisiscono i documenti. Non ci sono i tempi. No, io non sto dicendo che non ci sono i tempi. No. Siccome entro il 31/12 uno deve rendicontare alla regione, va bene? Se no è fuori. Bene? Allora, però poi c'è, è inutile che Vacca dice, secondo Severino, dice noi il finanziamento lo perdiamo. E chi l'ha detto? Io non ho mai detto questo, va bene? Io non ho mai detto questo. Perché alla regione poi ci sono altri finanziamenti PAC, pure della Comunità Europea, che vanno a salvaguardia, c'è il paracadute, se tu non finisci l'opera, va bene? Cioè, se tu non finisci l'opera, ci sono questi PAC, che si chiamano, che vanno a salvaguardia. Però, voglio dire, tu devi almeno da qui a dicembre, a gennaio, poter fare uno o due stati di avanzamento. Mi segui? E se questo non avviene... La responsabilità dei tempi è proprio dell'assessore Ram e del sindaco in persona. Ma perché questo? Quello che è stato fatto il 9 di settembre, che la commissione in una giornata ha fatto tutto, quello che è avvenuto il 9 di settembre poteva benissimo avvenire il 23 di giugno. Perché il 22 giugno e il 21, adesso un giorno in più, un giorno in meno, hanno annullato la delibera del commissario, l'annullamento sull'allunamento. Sì. Bene, allora la commissione che si era... Qual è? Perché giugno, luglio, agosto e settembre siamo rimasti fermi? Perciò se ci saranno problemi, ci sono problemi perché mi devono dire per quale motivo. Quello che hanno fatto il 9 di settembre non l'hanno fatto... il 1 luglio, sì. Il 28 luglio, sì, perché non c'era il dirigente. No, se ci saranno problemi poi ne parleremo. Cioè, no, voglio dire, ci lasciamo la testa prima ancora di spaccarcela. Io quello che voglio ma dire i problemi però... ci sono, Peccio. I problemi li creiamo, i problemi ci sono. Io dico anche una cosa. Dico una cosa sola. Allora. Ha detto che Riccio non l'ha votato. È naturale che Riccio non l'ha votato e non era fuori questo progetto. Riccio ha degli interessi.
Riccio è titolare dello stabilimento balneare lì di Sala Padule. No, no, un attimo. Ma era l'assessore. No, attenzione, ha maggior ragione, si doveva alzare e uscire dalla stanza, perché lui non poteva partecipare. No, no, qua stiamo non parlando di progetti. Cioè, ma io voglio dire, ma l'altro che giorno non lo condivide, no, è grazie che non lo condivide. No, da lì ma l'altro giorno io parlo di Riccio, Sala Padù, ma voglio dire, ma ce la prendiamo con Riccio. È naturale. E allora si attacca il sindaco perché ha detto solo, ma non è solo lui. Riccio non doveva neanche partecipare, se fosse stata una persona corretta, si doveva alzare e uscire dalla. Però aspetta, però voglio dire, scusa, ma siccome ho fatto una premessa e ho detto che non arrivano sempre 2 milioni e 7, il sindaco Lecci, sì, tu eri all'opposizione l'anno scorso perché avevi tuo cugino in lancialista. E mio cugino Pascasso è una persona a sé stante. No, cioè, voglio dire. Va bene, adesso no, iniziamo no, a toccare no, magari. No, anche no, perché io purtroppo no, devo chiudere, scorso, dobbiamo quando, tirare davvero scusa, le conclusioni. Scorso, quando era a Lecce sindaco, tu non hai lavorato per la vittoria di Aleggi, perché avevi un parente nella lista. Beh, ma detto questo non vuol dire no, che non voglio, però, in Aleggi. Però no, sto ma dicendo. Allora, ma, sì, però non, ma non mi interrompere. Prima la notte prima eravamo no, insieme, no, sì, sono ritirato. Ma c'entra, ma, io, sì, eravamo, ma è vero. Allora, abbiamo un po' perso di vista l'argomento. Non c'entra questo, però voglio dire, voglio dire, voglio dire, che io adesso, no, sono stato ben chiamato spesso da Ernesto anche l'anno scorso. Vedete, ma perché io non interrompo? Io non interrompo. No, però, no, io intanto devo interrompere io a questo punto entrambi perché dobbiamo terminare. Aleci non ha condiviso il progetto per il mare con nessuno. Va bene? Va bene, questo l'abbiamo già detto. Questa cosa, ha fatto un'assemblea pubblica. Ha fatto un'assemblea pubblica dove tutti quanti potevano dire va bene, non va bene. Perché Salvatore Liscio non l'ha detto all'epoca? Ma che ne so, allora, no, io devo, l'ho fatto all'epoca. Salvatore Liscio si è messo. Io no, mi devo interrompere. Hai analizzato. E se domani mattina avrebbe dovuto decidere per motivi veri, però alzarsi e uscire dall'ala perché ha degli interessi. Dico è naturale. Io, ma se l'assessore al ramo, il sindaco fa una cosa e non lo sa, l'assessore al ramo domani è una cosa che non va bene. No, va bene, però l'assessore al ramo avrebbe dovuto dire io alzo le mani perché ho degli interessi. Ma non prendiamo il fatto allora, diriccio adesso non diriccio. No, il punto è poi che i cittadini cosa di Soverato poi devono sapere, sì, che Alecce ha approvato questa cosa in solitudine, no, da solo, senza dare spazio a nessuno di poter dire la sua. Ma allora, vi interrompo. Domani i cittadini di Soverato potranno vedere il progetto. Non c'entra niente. Allora, no, vi devo interrompere, adesso vi stacco i microfoni. È peggio, adesso tutto è fatto no, in ragionamento. Però, non Ciccio, hanno avuto la possibilità. Anche io avrei voluto che con questi 3 milioni di euro, si rifacesse gran parte del lungomare, anche dalla Marenzio. Ma non si poteva fare. Allora, perché ma tu non puoi rifare dalla Marinella a San Domenico perché non era previsto questo, dentro il progetto. E tu cambi l'hai detto prima. Io sto dicendo una cosa: la riqualificazione per quello che avveniva era la prima cosa, la riqualificazione, sì, dell'esistente. Lui doveva dare doveva dare la possibilità ai cittadini di poter esprimere, che domani vengono, non è che possono cambiare quello che è avvenuto. Possono cambiare niente domani. E io dico domani che vengono ormai, Mirabello ha vinto. Va bene, l'ha già detto. Perciò che i cittadini vanno a parlare. Possono dire domani ai cittadini: non facciamo l'anfiteatro e facciamo una. Non lo possono dire. L'anno scorso, prima di approvare, domani potranno decidere con la loro testa e non con le parole. Cosa devono decidere con la loro testa? È già progetto, deciso. Però, Pietro, se il progetto è valido, con la loro testa, e dire Alecce ha sbagliato oppure Vacca ha fatto bene. Per dire domani potranno decidere con la loro testa, non con le parole né di Severino né di Salvatore Riccio. Salvatore Riccio avrebbe dovuto avere l'accortezza di alzarsi, uscire dalla stanza, e se le cose non andavano bene perché potevano essere veritiere, avrebbe dovuto denunciarlo l'anno scorso quando lui era assessore a ramo. Allora sicuramente Severino, il punto no, è dobbiamo che è vero quello che dici, io dubito. Governare, mi segui, da solo. E lui non governa in queste condizioni. Ma non governa da solo. In queste condizioni. Non mi pare che governi da solo. Anzi, devo dire,
che non parliamo di altre cose. Devo chiudere. Questa cosa l'ha decisa da solo. No. È sbagliato il riccio, non denunciare. Allora, io ringrazio per la vostra sicuramente passione, ma non abbiamo potuto terminare proprio il sviscerare integralmente il progetto Waterfront. Ne riparleremo prossimamente insieme anche all'assessore Arramo. Comunque vi ringrazio per la vostra presenza. Ci vediamo domani nell'incontro, quindi delle 17, organizzato dall'amministrazione comunale. Ringrazio il vice sindaco Pietro Matacera, il consigliere Francesco Severino di IPD Oltre, e noi diamo appuntamento alle prossime puntate con il nostro 60 News e ritorneremo proprio sull'argomento Waterfront insieme poi agli esperti del ramo. Grazie a tutti voi, buona serata. Va bene, buonasera. Buonasera. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti i saldi, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese.